Sei diventato virale nel web e tu Così dico. ti aspettavi questa cosa? Era un tuo obiettivo? Diciamo di no, meglio con l'elettronica, con altre cose, sì. Oppure con i videoserie che facevo tipo 4-5 anni fa, no? Che poi ho smesso di farli perché giustamente se parlavo di attualità, più o meno, beh, ok, non c'era pubblicità, però comunque non li seguiva nessuno. Però appena toccavi due o tre cose, tipo qualche cosa di religione o di bestemmie o di Berlusconi, arrivavano a segnalarti in video oppure ti rompevano le scatole, e a quel punto va al diavolo, no? Quindi boh, avevo poi smesso. E la cosa dell'elettronica, sì, continuavo a fare più che altro divertimento mio. I social io ho cominciato a usare abbastanza presto, a differenza di quelli della mia età, e comunque mi sembrava un'idea carina. 2007-2008 caricavo già su YouTube i video delle vacanze, poca roba comunque sì. E poi anche lì, insomma, diciamo che è scaduto un po' tutto perché Facebook come piattaforma di discussione si è dimostrata un po' una boiata. Infatti, forse alla fine la gente vuole i video di Twitch, cioè i video di TikTok, scusa, quelli ultra rapidi, perché è una società molto così, molto poco propensa a ragionare e che vuole solo lo svago effimero, no? E quindi, boh, alla fine quello non faceva per me per mille motivi. E poi in realtà i famosi sfoghi, quelli che servono così quando qualcuno ti fa girare le palle, erano un atto dovuto e qualcuno poi aveva commentato dicendo che li avevo tolti io dal web perché mi ero pentito. Io gli avevo risposto poche volte che avevo risposto in questi ultimi mesi, diciamo, che non era vero, ma che era il canale che me li bloccava, che mi era passata la voglia e che però quando li avevo fatti c'era una ragione. E quindi poi, ripensandoci adesso, molti dei famosi sfoghi sono stati perfettamente usati per farci dei montaggi e lo trovo una cosa carina, nel senso che alla fine fa ridere e credo che, boh, qualcuno me l'aveva già detto ai tempi del TG, vabbè, della bottiglia di champagne con Berlusconi, queste cose qua, cioè quelli diciamo seri, ironici, ma seri, che comunque avrei potuto fare radio e così. Non è mai stata la mia passione perché non che sia timido né introverso, però diciamo che, boh, facevo altro nella vita. Poi scrivere i racconti ironici, ho cominciato comunque a 20 anni. E agli amici piacevano, quindi insomma, diciamo che una verve creativa, poi sai un po' di intelligenza, insomma, così diciamo, fai le battute così, insomma, viene un giro così. Però da arrivare a una notorietà non era previsto, alla fine va bene così.